Ciao a tutti amici, oggi vi voglio parlare di una cosa che in tanti mi chiedono. Sicuramente anche voi vi la siete posta quando andate per dire al supermercato e vedete pollo. Cos'è il pollo? La differenza che c'è tra il pollo, la gallina e il gallo. Intanto apriamo le galline e poi dopo andiamo avanti con l'argomento. Allora, ecco qua che le apriamo. Adesso piano piano inizieranno tutte a uscire. Apriamo anche qua. Benissimo, il pollaio è ancora da pulire. Adesso poi le facciamo tutte uscire e poi inizieremo a pulire. Allora, quindi l'argomento di oggi che andiamo a trattare è appunto la differenza che c'è tra pollo, gallina e gallo. Adesso vi voglio partiamo dall'inizio. Per cui la differenza tra pollo, gallo e gallina principalmente è l'età. Partiamo dall'uovo. Allora, innanzitutto dall'uovo cosa nasce? Nei primi giorni di vita nascerà il pulcino, che è questo. Ora ve lo faccio vedere. Questo è un bellissimo pulcino di un giorno e mezzo. Rimarrà tale fino a una settimana, 10 giorni. Dopodiché verrà chiamato pulcinotto ed eccolo qua. Questo è un giovane pulcinotto di razza padovana, mentre il pulcino era un Marans. Ok, questo qui per cui è un pulcinotto. Adesso bisogna prenderlo e metterlo a posto. Benissimo, quindi pulcinotti è un'età che va dai 10 ai 30 giorni, anche 40, dipende. Dopo diventano, dai 40 giorni fino all'età adulta, diventano dei pollastri. Eccoli qua. Pollastra o pollastro, dipende se sono maschi o femmine. Adesso io qua, francamente, l'unico che mi viene da dire, forse il collo nudo lo vedo più pollastro, dalle zampe che è leggermente sono più grandi, mentre le altre due, la bianca è una livornese, quell'altra è un incrocio, dovrebbero essere due galline. Ecco, pollastro e pollastra rimarranno fino all'età adulta, che per le galline è nel momento in cui depone l'uovo, per il gallo quando inizia a cantare. E il periodo è intorno ai 6 mesi. Ecco qua, per cui intorno ai 6 mesi abbiamo il pollo, che può essere tanto maschio, tanto femmina. Si dice pollo perché la carne è molto più tenera, e mentre se noi aspettiamo diventa più dura, e la gallina dopodiché va fatta per o brodo o altre cose, insomma. E cos'altro c'è da dire? Direi che ho detto tutto, non mi sembra di aver dimenticato niente, per cui in poche parole la differenza che c'è è soltanto nell'età. Ditemi se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, commentate. E se avete domande da fare, scrivetemelo nei commenti. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivere. Dal pollaio è tutto, ci vediamo. Ciao!